Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, rieccomi. Non ci arrivate, vero? Non ci arrivate. Avete bisogno di ripetizione, vero? Io parlo sempre agli allegriani, quelli che del chiedi scusa, perché giustamente io ho visto il video di Gianni Bianco, caro Gianni Bianco. Dobbiamo sopportarli, dobbiamo purtroppo combattere questa corrente calcistica, purtroppo, e quindi ci tocca. Ma loro non ci sono arrivati, non ci sono arrivati, non l'hanno capito quello che è successo ieri, no, non l'hanno capito. Perché è scaturita questa bella partita con questa intensità? Con questi tiri poi dentro fuori lo specchio, chi di più, chi di meno. Perché è scaturita questa? Ma lo sapete perché? E lo sapete che dovete ringraziare paradossalmente, sottolineate questo termine, paradossalmente, l'arbitro. Dovete ringraziare l'arbitro paradossalmente, perché ieri ci sono stati 97 minuti dove si è vista una Juventus che attacca, che assalta il Verona. Dovete ringraziare paradossalmente l'arbitro, perché se danno il fuorigioco, non danno il fuorigioco, che è nel fuorigioco che c'è tutto, purtroppo c'è tutto, il regolamento è questo, un centimetro, un metro, mezzo metro, c'è tutto, c'è, punto, si è fatto apposta questo, è giusto o sbagliato che esso sia, ma c'è, è così, per non cercare valutazioni personali partita dopo partita, si tira una linea, fuori gioco digitale, fuori gioco elettronico, punto, un centimetro, un metro c'è, non potete dire che non c'è il fuori gioco c'è, la regola potrebbe essere sbagliata, ma fino a un certo punto, comunque questo è soltanto gli idioti non lo capiscono, capisci? Questo è soltanto gli idioti, però ripeto, paradossalmente dovete ringraziare l'arbitro, perché se gli danno il rigore la Juventus si porta in vantaggio, si finisce là, la voglia si finisce là, la grinta si finisce tutto, si va in modalità Allegri, la Juventus entra dopo il vantaggio in modalità Allegri, tutti indietro, lo capite o non lo capite? Anche sul secondo gol, che ripeto, dopo la scena di Faraoni e 50-50, la manata gliela posso anche concedere, però dopo la scenata e 50-50, lì ci vuole la prova TV, perché bisogna debellare, come ho detto prima, questo sistema, bisogna toglierlo queste sceneggiate. Anche lì dovete ringraziare, perché fino al 97 abbiamo attaccato con ardore, con veemenza. Perché sennò questo input si sarebbe finito, saremmo entrati in modalità Allegri. Ma questo lo capite o non lo capite? Lo capite o non lo capite? Caro Gianni, io ti capisco, perché anche qui nei miei commenti non è, sono delle... Non voglio io offendere nessuno, e non banno nessuno, non bannerò nessuno, però e questa è la verità. Questa è la verità. Dovete ringraziare paradossalmente l'arbitro, perché si è visto una bella partita. E io vi ho detto che avrei fatto questo video anche sullo 0-0. Ma questo deve essere una cosa che la Venus dovrebbe fare sull'1, sul 2, sul 3-0. Invece non lo fa. Perché c'è quello seduto in banchina che appena si porta in vantaggio c'è ciao ciao, bye bye and thank you. Questo non lo capite voi, perché siete risultatisti, siete risultatisti, punto. Non fate piangina, perché ieri, ripeto, le cose sono state giuste e sbagliate. Mi avete detto che c'era stata un'ammonizione per Gatti, mi avete commentato, mi avete anche insultato, io no, non mi risulta che questa ammonizione, non mi risulta, non l'ho vista questa ammonizione, quindi se non c'è questa ammonizione Gatti potrebbe essere anche preso come prova TV,
lì l'arbitro non esiste, lì l'arbitro non esiste che piangete. Ma se lo butta fuori, la cambia anche la partita. Cioè, cercate di essere un po' obiettivi. Non andate soltanto a sbattere nel muro senza senso, perché vi fate male. Non andate a gente come Zuliani, che fino a 3 anni fa, 4 anni fa era l'arbitro e l'alibi del perdente. Non ci andate dietro a queste persone, perché sono lì perdete il DNA. Dietro a questi soggetti perdete il DNA. E il DNA della Venus è sempre quello, l'arbitro e l'alibi dei perdenti. Questo è, la Juventus è questa. Non andate a certi soggetti, non ci andate di dietro, perché veramente lì perdete il vostro DNA. La partita di ieri è stata bella perché, ripeto, abbiamo attaccato, perché il risultato non era ancora a nostro favore. Ed è per questo io dico sempre che la Juventus bisogna attaccare, perché abbiamo tenuto l'avversario lontano dalla nostra porta, perché non abbiamo subito niente se non un tiro semplicemente, perché l'abbiamo attaccata, perché dovevamo vincerla. Al contrario, no, ci saremmo messi in trincea, perché gli ordini di scuderia dicono questo. Un abbraccio, massicci incazzati, spero che l'avete capito. Massicci incazzati fino alla finale di auto.